Ok, vediamo oggi la correzione del test sull'equilibrio dei solidi o del corpo rigido. Ok? C'erano sia domande che esercizi. Cominciamo dal primo. Ok. Un oggetto può essere considerato un corpo rigido se tra le diverse risposte l'unica decente è la seconda, se non può essere spostato, ruotato, ma non deformato, altrimenti non sarebbe rigido. Ok? Che sia pesante o leggero, grande o piccolo, non c'entra assolutamente niente. Ok? Qui mi sembra abbastanza banale. Bene, un po' meno banale la seconda domanda. Un solido, quindi un corpo esteso, è in equilibrio se, attenzione, si verifica solo una delle risposte. Le condizioni di equilibrio sono la risultante delle forze applicate uguale a zero e il momento risultante uguale a zero. Devono essere verificate entrambe, non solo una delle due. Quindi la risposta corretta è la C. Deve essere nulla sia la somma vettoriale di tutte le forze che la somma vettoriale di tutti i momenti delle forze, in quel caso in equilibrio. Okay, per questo ho messo scegli solo una, perché non poteva scegliere la A e la B. Nel qual caso scegliere o solo A o solo B sarebbe stata una risposta comunque parziale, diciamo la metà della risposta. Però avendo a disposizione la C, scegliere A o B comunque dà la risposta, ahimè, non completa. Ok? Poi fatemi copiare il 3 così lo risolviamo sotto con più spazio. Eccolo qui. Dice: un ragazzo sta tentando di trascinare un carrello applicando una forza di 24 newton. La forza forma un angolo di 20 gradi rispetto all'orizzonte. La massa del carrello è di 8,5 kg e il coefficiente di attrito statico tra il carrello e il terreno è di 0,35. Quanto misura l'intensità della forza di attrito statico tra il carrello e il terreno? E inoltre il ragazzo riesce a spostare il carrello? Qui possiamo schematizzare il nostro sistema in questo modo. Questo è il terreno. Questo è il nostro carrello. La forza applicata al carrello non è una forza orizzontale, ma per esempio il ragazzo potrebbe usare una fune. Questa è la forza con cui il ragazzo trascina il carrello e forma un angolo alfa di 20 gradi. Quindi ripeto, l'intensità della forza motrice in questo caso è di 24 newton. L'angolo alfa è di 20 gradi, la massa del carrello è di 8,5 kg e il coefficiente d'attrito statico è di 0,35. Allora, oltre alla forza F, quali altre forze sono in azione, agiscono sul nostro carrello? Beh, sicuramente c'è il suo peso. Disegniamolo in verde verticale. Okay. Poi c'è la forza d'attrito che si oppone al movimento, disegniamola in blu. Se la forza motrice va verso destra, l'attrito andrà verso sinistra. Chiamiamola FS, forza di attrito statico. D'accordo? Ma attenzione, la forza F non è tutta orizzontale, ha una parte orizzontale e una parte verticale. Quindi fatemi disegnare qui sotto F di nuovo. Questa è la forza F. Ci sarà una parte di F parallela al terreno, una parte di F perpendicolare al terreno. Se volete, possiamo anche disegnarla così. E questo è l'angolo alfa. Quindi qui abbiamo un triangolo rettangolo dove F parallelo al terreno è il cateto adiacente ad alfa, quindi vale alfa per il coseno di alfa. Questo
mentre la parte della forza perpendicolare al terreno vale F per il seno di alfa. Ok? La forza di attrito si oppone a questa parte della forza, non a tutta la forza motrice. Perché? Perché solo F parallelo sposta il carrello orizzontalmente. F perpendicolare in realtà ha un'azione verticale, cioè riduce l'effetto del peso. Per cui, quando calcolerò la forza di attrito statico, questa vale non mi S per il peso, ma vale mi S per la reazione vincolare perpendicolare alla superficie stessa. Cos'è la reazione vincolare? È la forza che impedisce che il carrello si muova verticalmente. Ma verticalmente quante forze ci sono? Fatemi ridisegnare un'altra volta il carrello qui. Focalizziamoci solo sulle forze lungo la direzione verticale. Abbiamo il peso, la parte di F perpendicolare alla superficie più la reazione vincolare del pavimento. Quindi la reazione del pavimento più la forza F perpendicolare al pavimento bilanciano il peso. Ok? Di conseguenza R vale il peso meno F perpendicolare. Detto in altri termini, il carrello schiaccia il terreno, cioè c'è una forza premente più piccola del suo peso. Perché? Perché questa parte della forza premente, della forza F, lo solleva, cioè riduce il peso. E quindi la forza d'attrito statico sarà il coefficiente d'attrito statico per il peso ridotto di F sen alfa. Quindi aggiungiamo una pagina, scusate. Ok. Quindi qui avrò MS che è 0,35, il peso che è 8,5, sì, 8,5 kg per 9,81 newton fratto chilogrammi, meno 25 newton per il seno di 20 gradi, che mi dà un totale di, eccolo, 26,19 newton. Che è una forza orizzontale. Questa va confrontata con F parallelo, cioè la parte della forza motrice, quella con cui il ragazzo trascina il carrello, parallela al suolo, che vale F per il coseno di alfa. Quindi 24 newton per il coseno di 20 gradi, mi dà 23,49 newton. Ora, F parallelo, la forza motrice, è più piccola della forza di attrito statico, quindi il carrello non si muove. Cioè, il ragazzo non riesce a muovere il carrello se agisce solo con quella forza. Però questa F parallelo va confrontata non con mi S per P, ma nella forza di attrito statico va valutata correttamente tenendo conto del fatto che F ha una componente verticale. L'attrito statico è uguale al coefficiente d'attrito per la forza premente, o reazione vincolare se preferite, che è più piccola del peso stavolta. La forza d'attrito statico sarebbe mi S per il peso se l'angolo di inclinazione alfa fosse 0 gradi, cioè se non ci fossero componenti verticali della forza con cui il ragazzo trascina il carrello. Ok?
Se si trascura questa parte, si raggiunge la stessa conclusione, ok, però l'esercizio non è svolto correttamente. Ci sono domande? Bene, passiamo all'esercizio successivo, che era il 4, che qui copio. Qui si chiedeva la definizione di momento della forza in sostanza. Si osserva attentamente la figura qui riportata, la forza F, quella insegnata in rosso, è applicata al punto P. Il punto P si trova in una posizione indicata dal vettore R che va da O a P. Il vettore R indicato in verde e il vettore forza indicato in rosso formano l'uno con l'altro un angolo θ. Come si esprime il momento della forza F rispetto al punto O? Il momento M, che è un vettore, è il prodotto vettoriale tra il vettore posizione R per il vettore forza F, o se preferite, il vettore OP per F. Questo significa che il vettore R è un vettore perpendicolare al piano individuato da R e da F, quindi è un vettore perpendicolare a questo piano indicato in giallino, in arancione, non ho ben definito il colore, ok? E si trova a un verso determinato dalla regola della mano destra. Metto le dita lungo R, le ruoto verso F e quindi mi viene verso l'alto. Analogamente posso anche dire che il vettore momento ha una lunghezza, un'intensità che vale la lunghezza del segmento OP per l'intensità del vettore forza, per il seno dell'angolo θ tra vettore posizione e vettore forza. Quando devo specificare un vettore, devo dare intensità, direzione e verso. Attenzione, questo simbolo indica il prodotto vettoriale. Ok? Agendo coi vettori abbiamo due modi di fare il prodotto, il prossimo lo vedremo a breve. La figura in questo doveva aiutare molto perché insomma era già tutto sulla figura. Si poteva anche, facciamo così, aggiungiamo anche questa parte, in alternativa si poteva anche dire che il momento è dato dall'intensità del vettore forza per il braccio della forza, dove il braccio vale OP, o se preferite R, per il seno di θ. Questo però va specificato. Ok? Domande? Passiamo all'esercizio successivo, che era il 5. Ok, mettiamo qua sotto dove c'è un po' di spazio, eccolo qui. Dice: il momento di una forza F vale 450 newton per metro. Attenzione alle unità di misura. Il momento si misura in newton per metro, visto che è forza per lunghezza. Se il braccio della forza misura 150 centimetri, quanto vale l'intensità della forza F? Qui non facciamo altro che usare quanto abbiamo appena visto. Il momento è forza per braccio. L'intensità del momento, voglio dire. Quindi il valore della forza vale, applico il secondo principio di equivalenza dell'equazione, divido per il braccio a destra e a sinistra, è il momento fratto il braccio. È sufficiente, fatemelo riscrivere qua sotto, divido per B, questo si semplifica, quindi la forza è momento fratto braccio, quindi è 450 newton per metro. Qui non posso scrivere il braccio in centimetri, ok? Perché
perché sopra un metro, sotto avrei centimetri, dovrei ancora semplificare. Devo trasformare il braccio in metri. Il braccio B vale 1,5 metri, 150 centimetri è un metro e mezzo, quindi 1,5 metri. Metri e metri si semplificano e mi rimane il rapporto in newton. 450 diviso 1,5 fa 300 newton. E questa è la risposta. Tutto chiaro? Molto bene. Esercizio numero 6. Eccolo qui. Copiamo. Il 6 dice: allora, al parco, scusate, parco Maria e Caterina giocano con l'altalena. Maria ha una massa di 24 kg, quindi la massa di M piccolo meglio, la massa di Maria è di 24 kg. Ed è seduta a sinistra, quindi questa è Maria. Ha una distanza, quindi questo è il punto, chiamiamolo M, questo è il punto O, questo è il punto C, Caterina. Okay, quindi MO vale un metro dal centro dell'altalena. Caterina ha una massa MC di 16 kg. Ed è seduta a destra. A quale distanza, quindi, qual è la lunghezza di OC? In modo tale che l'altalena sia in equilibrio. Anche qui le condizioni di equilibrio riguardano l'equilibrio dei momenti. Il momento dovuto alla forza peso, fatemelo disegnare in verde, qui c'è la forza peso di Maria, qui c'è la forza peso di Caterina, devono bilanciarsi. Il momento quindi dovuto al peso di Caterina deve bilanciare il momento dovuto al peso di Maria. Ma il momento dovuto al peso di Caterina sarà la forza peso di Caterina per OC, deve bilanciare la forza peso di Maria per OM. Quindi la mia incognita è questa. OC, per avere OC a sinistra devo dividere per la forza, quindi OC vale la forza dovuta al peso di Maria per la distanza di Maria dal centro diviso la forza peso di Caterina. Quindi OC vale la forza peso di Maria che è la massa di Maria per G per OM fratto la forza peso di Caterina, che è la massa di Caterina per G. I due G si semplificano, non serve calcolare il peso, basta la massa. E quindi avremo la massa di Maria che era, non me lo ricordo più, 24 kg, per OM che è un metro, diviso 16 kg. Il totale mi dà 1,5 metri. Caterina deve mettersi a una distanza di 1,5 metri dal centro dell'altalena, altrimenti non è in equilibrio. Domanda sì? Se al posto di fare M per G e semplificarli nell'operazione, trovavo la forza Ma peso, uguale, certo. cambiava qualcosa? No. Veniva assolutamente identico. Avevo sbagliato Semplificare per G vi permette di fare un calcolo in meno, ma se uno calcola il peso correttamente e poi usa i pesi è uguale. Ok?
D'accordo, detto questo, passiamo al successivo che è il 7, se non sbaglio. 7 era questo, eccolo qua. Quello dello schiaccianoci. Ingrandisco un po'. Però il testo dice, il testo è sempre bene sottolineare le parole chiave. Per schiacciare una noce con uno schiaccianoci ci serve applicare, si deve applicare una forza di almeno 20 newton. Applicare la forza significa applicarla sullo schiaccianoci, quindi in questa posizione, la forza F, o forza motrice se preferite. Osserva bene la figura e calcola la forza applicata allo schiaccianoci sul guscio della noce, cioè quale forza lo schiaccianoci applica al guscio, quindi questa, quella che serve per vincere la resistenza del guscio. Quindi questa è la forza resistente. Ok? Qui applico il principio della leva, però attenzione, 4,2 è il braccio della forza resistente, ma il braccio della forza motrice non è 6,8, ma è tutta questa distanza, perché il fulcro è qui, il punto O è questo. Quindi questo è il braccio della forza motrice. Quindi il braccio della forza motrice lo ottengo sommando 4,2 cm più 6,8 cm, per gli amici 11 cm, o se preferite 0,11 metri. L'incognita è FR. Questa è una leva vantaggiosa, quindi FR per il braccio della resistenza vale quanto FM per il braccio della forza motrice. Quindi la forza con cui lo schiaccianoci agisce sul guscio della noce vale la forza motrice per il rapporto BM su BR. Quindi erano, aspetta, quanti? 20 newton per il braccio della motrice, 0, anzi lasciamo pure in centimetri se preferite, tanto non cambia niente. 11 cm diviso 4,2 cm. Tanto comunque le unità di misura si semplificano comunque, basta che siano la stessa. E otteniamo 52,4 circa newton. Fatemi scrivere meglio questo 5. Ok. Domande fin qua? Ultimo esercizio, quello del dei pupazzetti sospesi, eccolo qui, numero 8. Lo incollo qua in fondo. Un pochetto. Allora dice, due pupazzetti hanno massa 130 grammi quello a sinistra e 95 grammi quello a destra e sono sospese alle due estremità dell'asta sottile di massa trascurabile. La distanza tra il punto di sospensione, chiamiamolo O, del pupazzetto a sinistra ed il punto di sospensione dell'asta, chiamiamolo punto 1, P1, quindi P1O, misura 15 cm. Calcola la lunghezza dell'asta se il sistema è in equilibrio. Quindi quanto vale, questo chiamiamolo P2, quanto vale P1, P2? Possiamo chiamarlo anche L. È chiaro che P1, P2
non è altro che la somma di più 1 O più P2 O, cioè mi manca questa parte, O più 2. Se il sistema è in equilibrio, vuol dire che la forza peso del pupazzetto 1 per più 1 O bilancia la forza peso del pupazzetto 2 per la distanza P2 O. Ma F1 è M1 per G per P1 O. F2 è M2G per P2 O. E quindi P2 O, che è la mia incognita, vale M1 G per P1 O diviso M2 G. Le due G al solito si semplificano, non mi serve calcolare il peso, mi basta la massa, e in questo caso, di conseguenza, questo lo trovo come, moltiplicando, vediamo se mi ricordo quant'era la massa, il M1, quello di sinistra, che valeva 130 grammi, per 15 centimetri, fratto la massa di destra, 95 centimetri e grammi. Qui grammi e grammi si semplificano. Attenzione a non confondere grammi G con G, conversione newton chilogrammi. E otteniamo che la distanza è di circa 20,5 centimetri. Quindi la distanza totale P1 P2 vale 15 cm più 20,5 cm, quindi 35,5 cm, o se preferite 0,355 metri. Ci sono domande? In tal caso ci fermiamo qui.